Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Vado a fare questi panini con farina di tipo 1, 0 e una manciata di integrale. Ecco, qua ho preparato all'incirca 550 grammi di farine. Questa è l'acqua, 340 grammi, poi deciderò se metterla tutta in base alle farine, a quanta ne tirano, ne assorbono le farine. Metto in autolisi, quindi bagno la farina un po' per volta con quasi tutta l'acqua. Continuo poi con le mani e finisco di versare quasi tutta l'acqua, ne lascio solo un pochina. Dopodiché copro con un telo e l'impasto lo tengo una mezz'oretta. Poi passato il tempo sciolgo il licoli ancora un pochino, ci verso un po' dell'acqua che è rimasta. L'ho pesato perché l'avevo rinfrescato e era di più di 80-90 grammi. E lo verso dentro l'impasto. L'acqua la finirò di mettere poi mentre giro con la planetaria. Ok, faccio girare come al solito una decina di minuti. A media velocità inizio prima piano, poi aumento un pochino, ma non serve star lì ad incordare con il pane. Finisco di mettere la poca acqua che è rimasta, quindi ci avviciniamo al 70% di idratazione calcolando anche il licoli. E aggiungo anche il sale e faccio girare. Una volta pronto lo giro sul piano di lavoro e faccio due giri di pieghe in questo modo, pieghe strip and fold. Però se volete fate le classiche normali anche in ciotola e adesso anche per cambiare un pochino. Dopodiché ho messo dentro un recipiente e l'ho lasciato per 5-6 ore fino a che l'impasto non è raddoppiato, eccolo qua. L'ho tenuto a temperatura ambiente, naturalmente. Poi, se avete bisogno di fare un passaggio in frigo per adattare i vostri tempi, fatelo tranquillamente. Bene, ora lo giro. Ho infarinato il piano di lavoro e lo giro così. Lo allargo delicatamente e senza fare giri di pieghe, vado direttamente a formare i panini. Metto pochissima farina giusto per aiutarmi, l'ho messa sulle mani, direttamente sulle mani, un pochino sotto. Ecco qua, allargo e ora faccio, per fare i panini faccio tre strisce così, senza starli a pesare, eh? Tre strisce e poi divido ancora a metà, quindi ci verranno 4, 6 panini. Questo poi dipende dai vostri gusti, se li volete fare più piccoli, ma così verranno dei panini medi. Scusatemi se con la registrazione delle volte saltano le sillabe perché ho ancora problemi con questo programma. Dovrò cambiarlo sicuramente. E adesso procedo così, li arrotolo così, tipo cannoli, però se volete fateli a triangolo, tipo cetriole, qui procedete come meglio credete, eh. Io adesso farò così mi verranno dei panini un po' lunghi, quindi li piego, li allargo un pochino e piego, li arrotolo così, in questo modo. Ok, ho quasi finito.
Una volta arrotolati tutti, li adagio su. Ho preparato già una teglia con la carta forno dove li lascerò direttamente a lievitare là con un panno sopra. Ecco qua. Abbiamo finito. Per la seconda lievitazione poi non ci vorrà molto, perché vedo che l'impasto è bello, bello pronto. Ecco, li copro ora con un telo. Ci ho messo un po' di semola sopra e con il telo cerco di dividerli, vedete, in modo che non si attacchino. Bene, dopo un paio di ore mi controllo la lievitazione, vedete, si sono gonfiati, ho tagliato anche la carta per non farli attaccare tra loro perché si erano gonfiati. In forno, ecco qua, trovate le descrizioni, all'incirca ci vorranno 40 minuti, non molto alto il forno, dopo un pochino ho abbassato subito ed eccoli. Mangiati appena usciti dal forno sono una delizia, altrimenti io farò così, li surgelo, così quando mi serviranno per fare una gita al mare saranno come appena tirati fuori dal forno. Bene, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video e a lasciare un like. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo, ciao!